Il ragazzo eritreo è sfinito dalle torture e dalle umiliazioni, ma è riuscito finalmente a coronare il suo sogno, imbarcarsi su un barcone della speranza, in partenza dalla Libia, destinazione Europa. Sappiamo poco di lui, giusto il cognome, Tesfom, e il soprannome che nella sua lingua significa lo struzzo, per via del collo lungo che scatta verso il cielo fuggendo dalle sue spalle magre. Ecco, sappiamo anche che fugge da una guerra e da una città, Maiminè, che è uno dei luoghi più disperati e miseri della terra. Sappiamo poco di lui, però siamo in grado di conoscere i pensieri che gli passano per la testa, proprio lì, mentre sale su quel gommone e rivolge lo sguardo alle coste dell'Europa. Non ti allarmare, fratello mio. Dimmi, non sono forse tuo fratello? Perché non chiedi notizie di me? È davvero così bello vivere da soli se dimentichi tuo fratello nel momento del bisogno? Dunque è a questo che pensano quando salgono su quelle barche, alle persone che hanno lasciato. Cerco vostre notizie e mi sento soffocare. Non riesco a fare neanche chiamate perse, chiedo aiuto. La vita con i suoi problemi provvisori mi pesa troppo. Ma soprattutto alle persone che troveranno una volta sbarcati. Ti prego, fratello, prova a comprendermi. Chiedo a te perché sei mio fratello, ti prego, aiutami. Nessuno mi aiuta, neanche mi consola. Si può essere provati dalla difficoltà, ma dimenticarsi del proprio fratello non fa onore. Il tempo vola con i suoi rimpianti. Io non ti odio, ma è sempre meglio avere un fratello. Lo struzzo avverte l'ostilità del mondo, d'altronde da quando è nato che la povertà e la violenza lo accompagnano. Ci è abituato ormai. A farlo barcollare sono invece l'indifferenza e gli occhi di chi lo guarda come se fosse un usurpatore. No, non dirmi che hai scelto la solitudine. Se esisti, è perché ci sei con le tue false promesse, mentre io ti cerco sempre. Saresti stato così crudele? Saresti stato così crudele se fossimo stati figli dello stesso sangue. Questo viaggio non finisce mai, ogni onda mette a rischio la carretta che precipita nel buio. In preda alla febbre, lo struzzo quasi non si accorge della nave di Open Arms che prende a bordo lui e gli altri spettri. Ora non ho nulla. Perché in questa vita nulla ho trovato. Se porto pazienza non significa che sono sazio, perché chiunque avrà la sua ricompensa. Io e te, fratello, ne usciremo vittoriosi affidandoci a Dio. Ecco, la nave dei Salvatori scarica queste vite in bilico nel porto di Pozzallo. Lo struzzo è il primo a scendere, ha 22 anni e pesa 30 kg. Lo portano all'ospedale di Modica, ha un polmone perforato e la tubercolosi, non c'è niente da fare. Muore poche ore dopo e nel suo portafogli gli infermieri trovano due poesie scritte a mano da lui, ripiegate in fogli ancora bagnati. E sono le poesie, le frasi che ci ha letto Lodo. L'altro giorno la Treccani ha deciso di inserirle in una sezione dedicata ai grandi poeti del Mediterraneo, da Omero a Cavafis, che entrerà a far parte delle antologie delle scuole superiori. Ogni giorno che passa, gli errori dell'uomo sono sempre di più. Lontani dalla pace, presi da Satana, esseri umani che non provano pietà o un po' di pena, perché rinnegano la pace e hanno scelto il male. Però, gente mia, miei fratelli, una sola cosa posso dirvi. Nulla è irraggiungibile. Sia che sia tanto o niente, tutto si può risolvere con la fede in Dio. Ciao ciao, vittoria agli oppressi. Sono passati 6 anni da quando Tesfom, lo struzzo, il poeta, è morto, ma le sue parole vivono ancora e per sempre.